Teri torna al 3-4-3, punta sulla linea verde dal primo minuto. Veroli, Chiarella e Rauti, rientra Memuscei, esclusioni eccellenti, Dursi riferimento centrale nel tridente d'attacco, dicevamo esclusioni eccellenti, partono dalla panchina Ferrari, non al top, entrerà nella ripresa De Marchi, Rizzo e Clemenza, out Galano, non convocato Marilungo, sembra un segnale inequivocabile, lanciato proprio forte, lanciato dal tecnico biancazzurro, giocatori più esperti, Lucchese in grande crescita, 14 punti nelle ultime 7 partite, una sola sconfitta sul campo della capolista reggiana. C'è il recupero di Semprini, un giocatore importante, non lascerà il segno, era infortunato Semprini. 4-3-1-2, Belloni alle spalle appunto di Semprini e di Fedato, che è l'elemento più rappresentativo della squadra di Guido Pagliuca. Squadra appunto al centro del campo, i due capitani, da una parte Coletta che sarà subito protagonista, il portiere della Lucchese, dall'altra Memuscei. Tra poco vedremo la prima unica azione da gol della partita, di fatto in apertura. Ecco, qui siamo al primo minuto di gioco, tra poco vedremo il calcio d'angolo battuto da Pompetti, eccolo qui il suo sinistro tagliato, il tentativo di Chiarella, sulla traiettoria c'è Veroli e il riflesso prodigioso del portiere della Lucchese Coletta, che respinge la minaccia. Classe 92, capitano, ripetiamo, della formazione toscana. Siamo al 28esimo, c'è questa respinta di Drudi, manovra la Lucchese sulla tre quarti, il tentativo operato dal numero 3 Visconti con Sorrentino, che fa due passi indietro e blocca agevolmente il pallone. 28 minuti di gioco, ora siamo al 41esimo minuto nel corso del primo tempo. Beh, insomma, la soluzione ambiziosa da distanza siderale di Corsinelli, il terzino destro della formazione toscana, la palla termina alle stelle. Corsinelli, compagno di squadra di Dursi nel Bari per un anno e mezzo, classe 1997. Poi siamo nella ripresa con l'ingresso in campo di Ferrari e qui c'è un fischio, l'arbitro prima dà il rigore, poi ci ripensa per un fallo probabilmente commesso proprio da Ferrari su Corsinelli. Rivediamo il cross, il tentativo di Ferrari che controlla il pallone. Forse c'è un fallo di mani proprio di Corsinelli, ma poi lo stesso Ferrari va a commettere fallo da tergo ai danni del terzino destro della squadra toscana. L'arbitro prima indica il dischetto e poi ci ripensa. Insomma, ci sono le proteste da parte dei giocatori della Lucchese, tutto fermo, tutto rimane, il parziale rimane sullo 0-0 e c'è il colpo di testa di Ferrari su cross di Zappella con la palla che termina di poco al lato. Siamo al 57esimo di questa partita, una partita che ho offerto pochissimi spunti, anzi insomma di fatto nulla, non è successo praticamente nulla nella prima ora di gioco. Ci prova ancora il Pescara con Clemenza entrato in corso d'opera, Clemenza che aveva preso il posto di Memuscei, aveva cambiato il sistema di gioco il tecnico biancazzurro, alzando prima Memuscei, sempre 3-4-2-1, poi con l'ingresso di Clemenza ha naturalmente tre punte di ruolo, Clemenza, Dursi e Ferrari. Qui Ferrari va la conclusione, colpisce malissimo il pallone, pallone che termina alle stelle. Poi vediamo Pompetti, il suo calcio di punizione, un traversone, il tentativo sempre di un giocatore del Pescara, Rizzo, anch'egli entrato in corso d'opera al posto di Chiarella dal 56esimo. Poi naturalmente il Pescara passerà a 4 attaccanti, difesa a 4 con l'ingresso in campo di De Marchi in luogo di Nzita. Ci prova anche Minala, senza esito la sua conclusione, Minala ex promessa della Lazio, ex Bari e Salernitana. Poi la conclusione, il destro di Dursi con la palla che termina di pochissimo al lato rispetto al palo sinistro della porta, difesa da Coletta, ripetiamo, il capitano della Lucchese. Il nulla in questa partita da parte del Pescara, che rischia tantissimo. Qui guardate Dursi, o meglio Drudi, ingenuo, a dir poco ingenuo, tenta il sombrero ai danni di Babbi, entrato in corso d'opera, fallo da ultimo uomo e rosso diretto all'indirizzo dell'esperto difensore centrale del Pescara. Siamo al 93esimo, in pieno recupero il Pescara in 10 uomini, guardate.
insomma, l'ingenuità direi colossale, macroscopica di Drudi, altrimenti però insomma senza il fallo Babbi si sarebbe presentato a tu per tu col portiere sorrentino, quindi un rosso se vogliamo speso bene dal difensore biancazzurro, e poi il triplice fischio del direttore di gara, il signor Sfira di Pordenone, un finale incandescente, guardate, Rizzo nei confronti di Bellic, lo va a colpire, ma ci sarà anche appunto l'espulsione di Rizzo, perché vede tutto molto bene l'arbitro che a due passi, rosso diretto per il centrocampista biancazzurro che è andato ad aggredire proprio Bellic, difensore centrale mancino della squadra di Guido Pagliuca. Finisce 0-0, è il primo 0-0 della stagione per la squadra di Gaetano Auteri, la crisi è ormai conclamata.